Ogni progetto ha una squadra alle spalle che muove i fili. Nel video precedente abbiamo tracciato la rotta che vogliamo intraprendere, ma chi conduce la nostra barca? Chi sono i componenti della squadra? Oltre alla squadra, quali sono le altre figure professionali che ne accrescono la credibilità e ne rafforzano le competenze? In questo video parleremo della gestione del progetto nel suo significato più ampio e completo possibile. Scoprirai che nella gestione non si parla solo di te e dei tuoi colleghi di lavoro. Pronto? Andiamo! È giunto il momento di dire chi fa cosa e perché. In questa sezione devi elencare tutta la squadra e come sono distribuite le quote societarie. Il lettore vuole sapere se la squadra che gestirà l'impresa ha tutte le competenze per portare il progetto al successo. Cerca di fornire il maggior numero di informazioni utili, ma attento, qui non si tratta di mettere dei semplici curriculum pieni di dettagli insignificanti allo scopo, tipo dove ha studiato le elementari, ma di spiegare bene perché la tua squadra è quella giusta per questa avventura. Tutto ciò che hai fatto fino ad ora, nelle 7 sezioni precedenti, ti è servito per capire com'è il campo di gioco. È arrivato il momento di posizionare le pedine e di raffinare la strategia. La particolarità di questo gioco è che puoi scegliere tu le tue pedine e quali azioni fargli fare. Ma presta bene attenzione, poiché lo stesso vale anche per i tuoi avversari. Inoltre, tutto è ammissibile, nel limite della legalità si intende. Nella sezione precedente hai avuto modo di capire cosa vuoi fare, quali obiettivi vuoi raggiungere e soprattutto di quali strumenti avrai bisogno. Comincia qui la tua riflessione su ciò che farai tu e ciò che invece farai fare ad altri, di quali collaborazioni e alleanze avrai bisogno per raggiungere gli obiettivi prefissati e avere successo. Tutti noi ci immaginiamo con i superpoteri, capaci di poter fare qualunque cosa in qualunque momento. I poteri di onniscienza, sapere tutto e bilocazione, essere in due posti contemporaneamente, sono certamente quelli più acclamati dai neo imprenditori. Manco ci fosse stata una svendita ai grandi magazzini. Io forse quel giorno ero in coda alle poste. Non possiamo sapere tutto e non possiamo fare due cose allo stesso tempo, garantendone la qualità, come per esempio produrre e vendere il prodotto contemporaneamente. Insomma, dobbiamo fare i conti con la dura realtà. Siamo dei comuni mortali con un lasso di tempo limitato. Quindi c'è un limite a ciò che possiamo fare e al tipo di impresa che possiamo portare avanti da soli. A questo punto non ci resta che creare una squadra e fare delle alleanze. Ovviamente, se è una piccola attività, vale il detto chi fa da sé fa per tre. Il terzo superpotere che tutti pensiamo di avere è la capacità di manipolare la mente dei nostri clienti, che perciò accorreranno a frotte per comprare il nostro meraviglioso prodotto. Per tutti noi, privi di questa capacità innata, la soluzione è invece vendere un prodotto che serva veramente a qualcosa e avere qualcuno che si occupi, con molta pazienza, di venderlo. Ora non resta che comporre una squadra per rendere tutto possibile. E sebbene un detto affermi che un'impresa deve essere composta da un numero dispari di persone, 3 sono troppe, lasciati dire che anche se deciderai di restare solo, avrai sempre bisogno di aiuto, delegando ad altri ciò che non puoi fare tu. Ma qui vogliamo parlare di una squadra affiatata, di persone che si aiutano a vicenda ad affrontare e a superare le sfide che gli si pongono davanti. Quindi per favore non scegliere come collega la prima persona che incontri al bar. Ahimè, è capitato anche questo. Perché ci dovrai lavorare a stretto contatto per lungo tempo. Se devi rischiare la tua impresa con qualcuno, meglio farlo con qualcuno con cui ti trovi bene a lavorare. Un amico non è necessariamente una persona con cui lavori bene. Ci deve essere sinergia e ottimo spirito di squadra. In questa sezione è importante mostrare 4 cose. Indicare chi è il responsabile delle varie aree dell'impresa. Dimostrare che tutti i compiti sono assegnati a qualcuno della squadra o esterna. Mostrare qual è il valore aggiunto che ciascun componente apporta e quali traguardi ha apportato nel progetto. Valorizzare quanto bene si conoscono tutti i componenti. Se ci sono aree scoperte, devi assicurarti di mostrare come intendi colmare la lacuna. Qualunque investitore ti dirà che ogni impresa dovrebbe essere composta da 3 persone, o meglio, da 3 competenze diverse. La miscela perfetta è data da chi lo costruisce, chi lo vende e chi lo fa funzionare. Un'impresa funzionante si basa su un ottimo equilibrio tra ciascuna di queste responsabilità, senza sovrapposizioni,
In altre parole, ciascuno ha il diritto di dire la propria opinione in un ambito che non gli compete, ma la decisione finale spetta sempre al responsabile di quell'area. Vediamo ora un po' nel dettaglio queste tre competenze e cosa può succedere se si ha uno sbilanciamento. È essenziale avere in azienda colui che sa costruire il prodotto o il servizio che si vuole vendere. Non di rado capita di trovare delle imprese dove la parte tecnologica è esterna e non si ha un tecnico in squadra. Questo è il caso tipico in cui una persona ha la classica idea geniale di un nuovo servizio informatico e decide di subappaltare lo sviluppo del codice a un'azienda esterna. Andando però a leggere la sezione degli obiettivi, si scopre che il programma sviluppato richiederà degli aggiornamenti e delle integrazioni con nuove funzionalità. In altre parole, dalla pianificazione si deduce che la parte di programmazione svolge un ruolo strategico all'interno del progetto, ma questa è stata esternalizzata. Si ha pertanto una forte discrepanza fra la strategia aziendale e la pianificazione. Questo è un primo segnale di debolezza del progetto. Sebbene nella pianificazione si trovi sempre una sezione in cui l'imprenditore afferma che la parte di sviluppo sarà successivamente integrata nell'azienda, questo piano non sempre funziona nei tempi e nelle modalità pianificate. Perciò si ha un elevato rischio di fallimento e di stress nell'esecuzione. È estremamente rischioso avviare un progetto senza avere al proprio interno un responsabile per la parte di sviluppo. Ci sono rare eccezioni, ma se dalla pianificazione si evince che la componente tecnologica svolge un ruolo importante nella tua differenziazione, allora è meglio rallentare e inglobare subito un responsabile tecnologico che sviluppi anche il prodotto. Altro elemento importante in un'impresa è qualcuno capace di avere la sensibilità del mercato. Non si tratta semplicemente di avere un commerciale, qualcuno che banalmente ti vende il prodotto. L'ideale sarebbe quello di avere qualcuno capace di interfacciarsi anche con i potenziali clienti, per capire le loro esigenze, e quindi comunicare con il responsabile tecnologico per migliorare il progetto. Altra situazione comune è quella di trovare una squadra senza nessuno che si occupi delle vendite. Magari il progetto è stato fatto dialogando con i potenziali clienti e la soluzione finale è stata ben sviluppata per soddisfare le reali esigenze del mercato. Ma poi manca tutta la strategia di promozione e di vendita. Tipico errore che avevo già citato quando l'imprenditore si accorge che non è sufficiente avere un prodotto meraviglioso per attrarre i clienti. Qualcuno che si occupi delle relazioni con il pubblico e sappia come acquisire clienti è essenziale. Il segreto per un'impresa di successo non è vendere un prodotto, ma acquisire nuovi clienti. Il terzo componente è quello che potremmo definire il collante, colui che rende tutto possibile. Si tratta di una persona capace di vedere oltre il semplice prodotto e che riesce ad avere un quadro chiaro dell'intero progetto, dell'impresa nel suo insieme. Questa figura è una sorta di guida e dovrebbe essere una persona estremamente rispettata all'interno della squadra, grazie alle sue qualità. Potremmo dire che è una specie di direttore d'orchestra. Se questa persona è assente, è il caso tipico in cui qualcuno ha sviluppato un'ottima tecnologia ma non sa come venderla e come inserirla nei bisogni del mercato, allora sarebbe bene trovare qualcuno che svolga questo ruolo. Un'impresa senza un responsabile per il funzionamento ha un elevatissimo rischio di fallire dopo un lungo periodo a zoppiconi. Ma attenzione, una persona con competenze puramente commerciali non va bene, perché la comunicazione con la parte di sviluppo tecnologico potrebbe essere disconnessa e portare a forti incomprensioni. Bisogna stare attenti, un commerciale puro che vuole solo vendere il prodotto non capisce i bisogni del mercato, non ha la visione d'insieme, non sa come comunicare con gli investitori, non ha competenze di pianificazione e via discorrendo. Trovare qualcuno capace di diventare la vostra guida non è facile ed è per questo che avere un'ampia rete di conoscenze è fondamentale. Dovrete trovare qualcuno di cui vi fidate ciecamente oppure acquisire voi stessi quelle competenze. Analogamente si potrebbe avere il caso contrario, un'impresa dove è forte la componente funzionamento, con qualcuno che ha un'ottima visione del progetto ma non è circondato da persone competenti. È il caso tipico citato per la parte tecnologica, dove nella squadra manca chi produce la soluzione immaginata. Tutto intorno alla squadra ci sono diverse persone che contribuiscono in vario modo al successo dell'impresa. Per strani motivi queste figure sono spesso ignorate nelle presentazioni e nel piano d'impresa. Tuttavia, esse svolgono un ruolo importante, capace di dare maggior credibilità al progetto, dando di conseguenza maggior possibilità di ricevere un finanziamento.
Il mentore è una persona di fiducia alla quale ci rivolgiamo per avere consigli e chiarimenti. Le sue conoscenze ci aiutano a schiarirci le idee e a capire se stiamo sbagliando strada. All'inizio dell'avventura sarà certamente un parente, ma strada facendo è bene coinvolgere altre persone fuori dalla cerchia dei parenti. Sarebbe meglio per te avere dei mentori esperti nel settore in cui vuoi operare, anche se non è obbligatorio. L'importante è che abbiano la giusta preparazione per darti buoni consigli. I mentori non hanno quote nella tua azienda e quindi non guadagnano niente. Uno solo non basta e soprattutto deve essere capace di dirti la verità e non ciò che vuoi sentirti dire. I consiglieri sono un po' come i mentori. Il loro ruolo è darti consigli su ciò che dovresti fare. Essi ti aiutano ad aprire gli occhi su problemi che diversamente non riusciresti a vedere. Essi ti consigliano, ma spetta a te prendere la decisione finale. Pertanto non hanno un ruolo decisionale nella tua impresa. Diversamente dai mentori, i consiglieri possono avere delle quote minori della tua impresa. In questo caso è bene avere persone competenti nel campo in cui desideri operare. Un consigliere può diventare un elemento strategico del progetto e può essere sfruttato per colmare le lacune della squadra. Infatti, se non ti puoi permettere di pagare un dipendente per un determinato ruolo, puoi inglobare un esperto in cambio di una quota della società. Le alleanze e le collaborazioni servono per sopperire le tue lacune o per rafforzare i punti deboli del tuo progetto. Si creano collaborazioni e alleanze di ogni genere. L'importante è che ci sia un vantaggio per entrambi, cosicché ci sia l'interesse da entrambe le parti a lavorare insieme e a fare qualcosa di stupefacente. L'errore classico è stipulare un accordo solo sulla base delle proprie esigenze e non anche su quelle del tuo alleato, che non avendo nessun interesse tenderà a mettere da parte il tuo progetto, concentrandosi su attività più utili o lucrative. Perciò cerca alleati con problemi che tu puoi risolvere e non solo alleati che risolvono i tuoi problemi. Indica se i tuoi collaboratori hanno una quota di partecipazione nella tua società e spiega perché sono importanti. Inoltre, non dimenticare di menzionare le future alleanze che intendi stipulare e perché. Non mi riferisco ai testimoni del matrimonio e neanche a quelli che girano per strada due a due. Il testimone non è solo il cliente, bensì una persona di prestigio o con una certa autorità nel settore in cui vuoi entrare che decide di mettere la sua faccia sul tuo prodotto. Nonostante le tue elevate disponibilità economiche, certo, è bene che tu scelga un testimone che non lo faccia per soldi. In altre parole, ti aiuta gratis. Per quanto assurdo possa sembrarti, la cosa è possibile. Infatti, se ama ciò che hai realizzato, non ci penserà due volte a essere coinvolto e a dire di sì. Inoltre, non facendolo per soldi, avrà la giusta motivazione. La parola investitore è un termine molto generico, che può confondere perlomeno in questo ambito. Infatti anche una banca può essere intesa come un investitore. Qui nello specifico però ti parlo di investitori informali, cioè tutte quelle persone che investono parte dei propri soldi in imprese, in cambio di quote dell'azienda. Non so ancora bene per quale motivo, ma queste persone sono spesso viste come demoni malefici che controllano l'impresa come burattinai, pronti a uccidere l'imprenditore con un paletto di legno. La realtà non è proprio così, poiché queste figure svolgono un importante ruolo nella crescita dell'impresa. Più dei consiglieri, gli investitori vogliono essere coinvolti nelle decisioni dell'impresa ed essere ascoltati. La parola finale spetta sempre all'imprenditore, quindi a te. Ma essi non vogliono essere considerati come dei semplici prestasoldi. Amano poter condividere le proprie esperienze e conoscenze. Ma soprattutto, il loro interesse è far sì che l'imprenditore impari a camminare da solo e che l'impresa raggiunga il meritato successo. Qualunque cosa tu decida di fare, qualunque sia la tua idea di impresa, ti suggerisco vivamente di non trascurare la tua rete di conoscenze. Essa è la tua prima fonte per ottenere informazioni, conoscenze, raccomandazioni, quindi altri contatti e finanziamenti. Curala bene e comincia subito ad espanderla. Se ti trovi in un punto cieco nello sviluppo del tuo progetto e hai bisogno di aiuto ma non sai a chi chiedere, allora ampliare e modificare la tua rete di conoscenze è il modo migliore per sbloccare la situazione. Anche se vivi a solo come un cane, nei greppi di terra di nessuno, grazie a internet hai la possibilità di ampliare la tua rete raggiungendo persone in tutto il mondo. Quindi non perdere altro tempo e unisciti a persone che stanno vivendo la tua stessa esperienza. Trova esperti che ti aiutino a capire i tuoi errori. Trova persone che sappiano ispirarti.
Siamo quasi alla fine di questo ottavo capitolo del piano imprenditoriale. Prima di darci appuntamento alla prossima puntata, dove parleremo del prospetto finanziario, ti lascio in allegato alcune domande da usare come linea guida per la definizione della tua squadra. Qui finisce l'ottavo capitolo. Spero tu abbia trovato degli elementi utili per capire meglio come strutturare la tua squadra. Grazie per essere stato in mia compagnia fino a qui. Ci vediamo nel prossimo video per parlare del prospetto finanziario. A presto, ciao!